migliore. A te. Ancora qui. Chi è? Tonio. Tonio, per questa notte dormirai nel magazzino. Preferisco non dormire, vado fuori. Al fresco? Devo pagare il debito di ieri sera. Bravo. E chi ti dà i carlini? Poi. Mi aspetterai un pezzo. Non ho fretta. Ehi. Ma che ti piglia? E con chi credi di parlare? Dico a te, carogna! Cos'hai da guardare così? Ah, credi che questo sia il testamento, eh? No, no. Ma è qualcosa che gli somiglia molto. E perciò lo metto al caldo. Non sono che 5 ducati. Io non voglio fare la figuraccia. Non voglio. Dovete darmi. No! Nemmeno se crepi. Mi costa fatica e stenti, sai, il mio denaro. Le conosco, le vostre fatiche. E dovrebbe servire per il tuo piacere? No. Per il mio, semmai. Sì, il piacere di farvi mettere le corna. Certruna! Certruna, come tutti quelli che vorrebbero aprirvi gli occhi. Tu me li faresti chiudere volentieri, tu! Cinque ducati e me ne vado. Nemmeno un tornante. E non uccidai! La vedremo. Bada! Ho ancora i pugni duri, io sai! Guardate, Spargari, ma siete impazziti, cosa fate? Avete degli ospiti di sopra. Giusto. Grazie a Dio c'è lassù qualcuno che mi preme. Fa quel diavolo che vuoi, ma fuori di qui! Bene. Martino. Quando sono entrato, stava mettendo nella cassaforte una busta. Una busta? Gialla. Grande così. Sarà il testamento. Voi cosa credete che sia? Il testamento? Martino. Eh? Ah, sì, sì, è probabile. Martino, io sono una carogna. Ma lui, lui che mi ha raccolto orfano, che sa che non ho un soldo, che sarò costretto... Ah. Bisogna sperare nella provvidenza divina, Tony. La provvidenza? So io cosa ci vorrebbe. Eh.
Ancora qui, eh? Naturale. Adesso che ti ho detto di andartene, rimani. Proprio così. Aiutatemi almeno a fare il letto voi. Aspetta. Eccoti quei maledetti 5 ducati. E 20 tornesi per dormire fuori. Via! Non ne ho più voglia adesso. Dormo di là. Tanto di risparmiato. Martino, la mia pistola non c'era già. Sarà su nella mia stanza. Ora c'è la ragazza. Andate a dormire. Domattina devo alzarmi presto. Devo ritornare a Gaeta. Ho una lettera da consegnare. Il caro Tonio credeva che fosse il mio testamento. E invece è il mio atto di contrizione. Quello che il commissario d'inquisizione mi ha chiesto oggi. Che faccia che fate, Martino? Non me l'aspettavate, eh? Vi farò presto un'altra sorpresa. Tardi. Annanna, la sposina aspetta. Si sarà chiusa a chiave. Buonanotte, Martina. A domattina. A domattina. Caterina, questa sera non so perché, ma non mi piace stare solo, Caterina, non mi piace, mi pare quasi d'avere paura. Diavolo, quel maledetto orologio, roba stregata. L'orologio a cucù batte e ribatte le ore. Tra qualche minuto sentiremo ancora cucù, cucù. Novità di Parigi. 10 anni fa, la prima volta. Ubriaco. Così. Oh, ora invece con te non c'è pericolo. Tu non ti interessi più. Annetta invece. Thank you.
A mezz'ora il signor Reggio Inquisitore viene qui, capite? Proprio l'inquisitore in persona viene qui. Mi ha fatto sapere che mi devo tenere pronto per il rapporto, capite? Ha già fatto un rapporto, è una parola, faccio un rapporto. E io lo sapevo un rapporto. Chi starò? Uè, si prego da bello, mi bacio le mani. Come state? Vi lascio al vostro dovere. Brutti tempi, caro mio, brutti tempi! No, no, vi prego, non ce la fa. Fatemi una carità fiorita. Restate un po' poco, restate. Mi potreste suggerire qualche idea? Qualche idea per le indagini? Io mi trovo mezzano pasticcio. Che cosa ci posso fare io? È il vostro mestiere? Il mio mestiere? Per carità, si prego. Io non ho mai arrestato nessuno in vita mia, e mo capite, qua, con questo guaio. Qua c'è la forca. Oh, non esageriamo. C'è delitto e delitto. Si può uccidere anche per difendersi o perché si è provocati. Già, o perché si è... Già, quello che dicevo pure io, sì. E allora, si tratta di pochi anni di galera, ma per questo ci sono gli avvocati. Sti dire avvocato... scusate, si prego. Questi diavoli d'avvocato dovrebbero fare le cause prima che i poveri sbirri arrestassero la gente, non dopo. In ogni delitto bisogna sempre pensare, prima di tutto, a chi aveva interesse a compierlo. Chi aveva interesse a compierlo, il delitto? Già, è già quello che dicevo pure io. Oh, dunque, dicevamo, 30 messe a 25 tornesi. No, per... 20 veramente, ah, don Gervasio. Sì. Però, se c'è il permesso di sua eminenza, e voi capite... E già dice bene il reverente. Bisogna pensare sempre... a chi aveva interesse a compiere il delitto. Caterina. Vi ho svegliato, stavate dormendo. Siete stanche, eh? Che nottate. Caterina, voi siete state sempre uno zucchero. Siete sempre stata una buona femmina, vi conosco da tanti anni. Grazie. Potete avere fiducia in me? Sì. Bravo. Voi sapete che se faccio questa schifezza di mestiere non è certo per vocazione mia. Mi avevano detto che si lavorava poco, caro sta. Questo mi